Salve ragazzi, sono Mike e questo è MikeStack. Tutti sapete cos'è Instagram e spero che tutti sappiate cosa sono le Instagram Stories. Ma sapete davvero la loro storia? Bene, oggi lo scopriamo. Prima però vi ricordo che oggi è il Black Friday e in descrizione trovate tutte le offerte più interessanti su Amazon.it. E vi ricordo che se siete nuovi e vi piace il mio canale potete iscrivervi col tastino qui sotto. La storia delle Instagram Stories cominciò da Snapchat. Sì, è molto strano, ma a quanto pare cominciò da qua. Quando i signorini Bobby Murphy ed Evan Spiegel crearono appunto Snapchat. Snapchat è un social network per postare queste foto o video che durano soltanto 24 ore e che poi vengono cancellate. Snapchat nasce nel 2011 e già nel 2013 Mark Zuckerberg, CEO e fondatore di Facebook, la provò ad acquistare per ben 10 miliardi di dollari. Ma i creatori rifiutarono. Nel frattempo Zuckerberg aveva già acquistato altri grossi social network come Instagram e WhatsApp. Il primo, acquistato a settembre 2012, lo comprò per 741 milioni. Il secondo, comprato il 19 febbraio 2014, lo acquistò per 19 miliardi. Sì, dai, la mancia del sabato. Il 2 agosto 2016 invece approdarono su Instagram le storie, quelle che noi conosciamo come Instagram Stories. Dato che Murphy e Spiegel, non riesco mai a capire come si dice, non vollero vendere Snapchat a Facebook, Zuckerberg si inventò di copiare le funzioni di Snapchat su Instagram e poi, come vedremo, anche su WhatsApp e Facebook. Secondo la mia personale opinione, le Instagram Stories sono davvero fatte meglio rispetto a Snapchat perché sono più leggere e girano meglio. Dopo circa 6 mesi di Instagram Stories arrivano le Facebook Stories. Molti dicevano che funzionava male, e a quanto pare sembra sia stato veramente così. Altri dicevano che non funzionava addirittura, a quanto pare sembra che sia stato così. Quindi fallimento per queste Facebook Stories, che dopo neanche qualche mese si sentì più parlare. Dopo qualche giorno invece arrivarono gli stati di WhatsApp. Odiosi, perché buongiorno, buongiornissimo caffè, sempre solite frasi di schifo. Purtroppo non hanno avuto un fallimento, peccato perché sarebbe stato il caso. Al momento le storie più utilizzate sono quelle di Instagram Stories per l'appunto, perché contengono veramente le trovate geniali, ovvero tracking degli oggetti che si può fare su Premiere, su Final Cut e tante altre funzioni. Ok, al giorno d'oggi sarà pure inevitabile che succedano queste cose, ma il comportamento di questo Zuckerberg, secondo me, è troppo infantile. È come se quando sai fare la spesa con tua mamma ti chiedi se puoi comprare la Nutella e lei ti dice di no perché fa male alla pancia e tu la vai a comprare quando sei da solo. Cioè, ha senso? È corretto? No. Ecco, è la stessa cosa che successe con Mark Zuckerberg e Snapchat. I creatori rifiutarono di vendergliela e lui, come se l'avesse comprata, fece le stesse cose. Bene ragazzi, spero che questo video discorsivo vi sia piaciuto. Lo so, mi piace un sacco fare i video corti, molto obiettivi, ma questa è la mia caratteristica. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con il vostro social network preferito. Bene ragazzi, da me è tutto e ci si becca in un prossimo video. Bye!